Stiamo girando per l'Agro-Noceno Salnese, in quanto il problema della immondizia dei rifiuti solidi stanno creando veramente dei disagi ai cittadini dell'Agro. Ci siamo portati ad Angri, ma Angri, a quanto vediamo, fino a qualche giorno fa era invasa dall'immondizia, stamane è assolutamente pulita. Siamo entrati in Pagani e la situazione adesso è assolutamente diversa. Cumuli di immondizia per ogni dove. Non credo che sia solo indifferenziato, perché io vedo di tutto in questi comuni. Le strade, adesso non posso dirlo se sono sporche, data la pioggia e le difficoltà che noi stiamo vivendo in questo, diciamo, piccolo viaggio attraverso le città dell'Agro. Ci siamo portati sul cavalcavia del cimitero, adesso siamo a via Sant'Erasmo e avete visto i cumuli di immondizia che ci sono a destra e a sinistra della strada. Imbocchiamo adesso via Barbazzana, ancora immondizia, vedete, e qui certamente non è solo indifferenziato, perché qualcuno ci aveva fatto sapere che il problema era solo per l'indifferenziato. Adesso ci portiamo in via Barbazzano, dove vi farò vedere qualcosa di molto molto significativo. Siamo nel centro della città, in via Barbazzano. Qui siamo davanti ad una scuola, non so se il nostro operatore, con tutte le difficoltà che sta vivendo, riesce a riprendere anche la targa che segna. Qui è il plesso, direzione didattica, terzo circolo didattico, plesso Marcello Toro. Io mi immagino se stamattina dovevano entrare i bambini, immaginate un po' che cosa sarebbe dovuto succedere. Ma la cosa strana, notate una poltrona buttata lì, materassi, c'è di tutto e di più. Ma è possibile mai che un cittadino prenda la poltrona, se la metta sulle spalle e la porta qui sul marciapiede? Insomma, il troppo è troppo, è storpio per la verità. Siamo a Nocera, ecco, nei pressi del casello dell'autostrada. I cassonetti sono vuoti, vuol dire che qui comunque la raccolta è stata effettuata. Ma continuiamo ad andare avanti, non esprimiamo giudizi, perché per la verità la cosa ci sembra molto molto strana. Ecco, continuiamo ad andare al centro della città di Nocera. Siamo nel centro della città, qui siamo nella zona della ex pretura. Voglio farvi vedere, i cassonetti sono vuoti. Significa che sono stati svuotati, le campane pulite, le strade altrettanto pulite.